Siamo arrivati stasera alla 11ª Sagrada Cucuzza e Festa Interregionale del Cuoco. Siamo partiti stamattina con il concorso di decorazione ad intaglio su zucca sezione allievi, dove hanno partecipato allievi delle scuole alberghiere di tutta la regione Calabria. Abbiamo avuto una giuria composta da giurati alquanto professionisti, con i quali ho veramente vissuto un'esperienza di crescita, perché non si smette mai di imparare. Abbiamo continuato poi stasera a Pesco con la categoria dei professionisti, ben 21 professionisti venuti da tutte le province d'Italia. Vi ricordo Chieti, Potenza, Salerno, Caserta e tutta la regione Calabria. È stata veramente un'esperienza bellissima e la nostra giuria si è trovata in difficoltà, perché veramente sono uscite fuori delle opere d'arte. Stasera i nostri intagliatori si sono trasformati in scultori e hanno preparato delle opere artistiche veramente eccezionali. La sagra si è svolta in maniera eccellente, abbiamo avuto un flusso di gente che ha circolato per la via interna di Pesco, è stato emozionante vedere Pesco fibrillante di gente, accedere ai vicoli dove è stato ripreso il tradizionale, quindi gli antichi mestieri, abbiamo voluto riportare in vita quelle che sono le tradizioni e poi, visto che siamo alle porte del Natale, abbiamo voluto allestire una mostra del Prosepe in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Presepi. Quest'anno il nostro obiettivo è stato quello di allargare gli orizzonti, di aprirci a nuove forme di collaborazione, in particolar modo con le associazioni del territorio. Ringrazio vivamente l'associazione Molachi, che si è resa subito disponibile alla nostra collaborazione, e l'associazione Artisti nel Tempo, che specificatamente per noi ha allestito una mostra libraria dal titolo La zucca dalla favola alla tavola, perché veramente vogliamo dare una svolta a questa nostra manifestazione. Un'impronta altamente culturale. Ricordo infatti che due giorni fa abbiamo tenuto il convegno sulla coltivazione della zucca gialla e sulla agricoltura dei prodotti a chilometro zero, perché appunto vogliamo rilanciare, riqualificare quello che è il nostro territorio, puntando su un territorio molto importante per la Calabria, che è quella dell'agricoltura. Sbagliato e mezzo faccio, ti dissi come amo, solo vincio, mi dissi quando me. Abbiamo avuto anche il concorso della zucca più pesante, con la pesata della zucca di 42,5 kg, che è stata la vincitrice di questo concorso, di questa edizione della zucca. E non mi resta che a darvi appuntamento all'anno prossimo con la 12ª edizione della Sagra da Cucuzza.